Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi andremo a vedere delle cose pazzesche. Questa mattina ero nel mio letto, mi sono svegliato e mi sono posto la domanda: ma è più forte la bambola di Squid Game o Huggy Wuggy? Fatto sta che adesso andremo a vedere delle animazioni super virali su Squid Game e Poppy Playtime, e dobbiamo quindi per forza raggiungere i 10.000 like per questo video. Spolliciatelo tutti quanti e iscrivetevi al canale. Ok, eccoci qua. Siamo all'interno di una stanza con la bambola di Squid Game e la guardia di Squid Game. Sento il rumore della porta. Oh, Huggy Wuggy! Oh mio Dio! Il titolo del video è Huggy Wuggy contro Pink Soldier, che sarebbe la guardia. Molto strana questa guardia, se devo essere sincero. Un po' cicciottella, non me la ricordavo così. È bambola di Squid Game, che sembra uscita da un manga, in una casa da soli. Ok, ok, cosa potrebbe mai accadere di storto in una casa da soli? Huggy Wuggy prova ad entrare in casa. Oddio! Mi ha tirato un pugno! Povero Huggy Wuggy! Huggy Wuggy, fagli... Perché ha cacciato il suo design head? Non capisco! Huggy Wuggy, fagli vedere! Ma che cavolo sta... Ragazzi, gli stanno combinando tutti i colori! No, le trappole! No! Povero Huggy Wuggy, lo stanno bullizzando, ragazzi! Lo stanno bullizzando! Guarda, si prendono gioco di lui! Huggy Wuggy, fai vedere che sei più forte! Io ti dico per te, sono sincero. Lasciate like se ti fate per Huggy Wuggy e iscrivetevi al canale se ti fate per la bambola di Squid Game e per la guardia. Che cos'è quella roba nera? È scivolato! Huggy Wuggy, però io ti voglio bene, cioè io tifo per te, però anche tu... No! Ma si è tolto tutto il pelo, che schifo! Devo dire che così fai molto meno paura, signora Huggy Wuggy, devo essere sincero. Attenzione! Martellata incredibile sulla porta, non si apre. Non so come sia possibile. Attenzione, gomitate! Non so da quando si aprono con le gomitate. È molto incazzato, ragazzo, perché non ci riesce ad aprire una porta. Come? Ok, oh, si è aperta. Incredibile. Si è aperta, però gli è caduto addosso. Questo potrebbe essere un problema, ma tralasciamo. Ma perché si è messa a correre, ha spaccato il vetro ed è andato sul nulla? No, oh no, le bombe! È finita, mi dispiace Huggy Wuggy, ciao, è stato... La bambola di Squid Game deve trovare la chiave. Tiene anche le mani di Poppy Playtime, ragazzi. Questo è proprio un crossover incredibile. Sono vicino alla centralina delle... Cosa ho visto? Ma mi sbaglio, era un Pikachu rosa un po' strano. Abbastanza, vabbè, ma niente, non mi farò domande. On e off. Ma che schifo, ma gli sta toccando il capezzolone. Ma no. Ok, l'ha acceso. Ah, è così che è corrente. È così. Com'è brutto. No, ma... Non ero pronto a tutto questo, ragazzi. Pensavo di vedere delle sfide epiche, pazzesche. E invece... vabbè, andiamo avanti, andiamo. Aiuto, ragazzi, aiuto. Attenzione, delle uova con cappelli. Faccia molto particolare. Salto sopra l'altra, attenzione, caccio la spada. No, rompono l'elettricità. Lei è molto arrabbiata, caccia la stecca del biliardo e le... Pam, le butta via. Invece la guardia di Squid Game cosa fa? Non fa niente, è inutile proprio. Attenzione, lo stanno pushando. E lui addirittura le proprio fa l'uovo sodo. Buono, buono, per carità, cioè. Però, insomma. Ecco, finalmente arrivati. Hanno trovato la chiave. E allora è questo che cercavano. La bambola di Squid Game vede dei soldi negli occhi. Mi sembra esagerato usare un bazooka per prendere la chiave. Hai delle cavolo di mani, usale. Huggy Wuggy, fai bene ad essere spaventato. L'ha fatto esplodere. Huggy Wuggy, ma cavolo, ma ti fai sempre prendere in giro? Sì, adesso festeggiano anche Huggy Wuggy. Bendica. Eh? Ma che cavolo sono questi? La gang di Huggy Wuggy. Chi si è messi? Zio Franco, Peppe e Gino. Bello, sì. Non li conoscevate, lo so, ragazzi. Hanno questi nomi, Ah, e qui partono le mazzate incredibili. Oh no, hanno perso loro. Godo un po'. Oh, si stanno prendendo. Ah, finalmente si sta vendicando Huggy Wuggy. Finalmente. E se invece al posto di Huggy Wuggy ci fosse stata Kissy Missy? Vediamo cosa sarebbe accaduto. Eccola qui, la bambola di Squid Game, che è tornata con le sue manone.
che tocca. Oh, ma oh, oh, non si tocca Kissy Missy. Ma cosa vuoi fare? Ma perché gli sta carezzando il piede? No, è bruttissima questa cosa, mi dissocio. Andiamo avanti, andiamo avanti. Si sta un po' innervosendo. L'avrei fatto anch'io, fossi stato in lei. E continua a toccare. Ma perché la toccate? Ma è un brutto esempio, nel senso, cioè non si fa, dai, perché... Ma no, no, bruttissimo! No, no, voi non state vedendo niente. Oddio, vedo un'ombra, aiuto. Ah, è Huggy Wuggy, bravo, difendi, da me qualcosa, da bravo fidanzato, quel che sei. E lui che continua, guardalo, con quella faccia, guardalo, è imbarazzante, ragazzi. Pam! Ah, gli caccia l'urlo supremo, lo prende, dimmi che te lo mangi, dimmi che te lo mangi, mangiatelo tutto, mangiatelo tutto. Si è fatto la pipì addosso, io non ho parole. Ah, che si mi sia arrabbiata, no, no! Gli artigli supremi! Aia! Oh no, è rimasto in mutande. Se l'ha pure fatto pipì sotto, pensa un po'. E loro se la ridono, bene, mi sembra anche giusto. Un'ora dopo, stanno dormendo. No, non mi dire che adesso gli fai uno scherzo. Lo stanno cucinando! Lo stanno letteralmente cucinando! No, è tornato il bazooka! No! Oh no! Aiuto! Vabbè, Kissy Missy, però calma, così, no, ma sei proprio stupido, Kissy Missy, dai! Ecco, adesso Huggy Wuggy è confuso e non capisce più niente. Vai Kissy Missy, ah! E adesso siete in trappola, non sapete cosa fare. Oh no, no, il frontman! Adesso fanno tipo red light, green light, popò e li spara. No, invece no, attenzione, arriva con un elicottero e scappano via. No, se li sono lasciati andare via. Il frontman ha salvato la situation, ragazzi. Una bomba nucleare? No! È saltata via la fabbrica di giocattoli! Ok, qua invece che cosa? Oh, oh, ehi, ehi, ma perché tirano i pugni da Ghiwaghi? Ma basta, gli stanno pure scombinando! Ghiwaghi, mantieniti! Mantieniti, non ti arrabbiare! Ma no, però devi adesso di fare la cosa figa che ti arrabbiavi. Ecco! Lo sapevo! Ah! Io comunque ancora devo capire chi è che ha paura dell'altro, perché cioè... E lui si fa sempre la pipì sotto, è incredibile, ragazzi. Aia, è morto, è rimasto lui e anche lei. Fate bene a scappare, scappate finché siete in tempo. Si sono nascosti sotto il tavolo principale, quello appena entri nella fabbrica. Dove saranno mai? Huggy Wuggy sono lì sotto, eccoli. Ciao, buonasera. Sorpresa. Non te l'aspettavi, eh? Huggy Wuggy è un buon giocatore di nascondino. E no, però Huggy Wuggy! Ma così mi cadi in basso, cavolo! No, il lanciafiamme. E non bastava il bazooka, ora pure il lanciafiamme. Ma stiamo scherziamo? No! Ma si è bruciato tutto! Ma... Mamma mia, Huggy Wuggy, devi proprio distruggere. Ragazzi, ma lo stanno proprio distruggendo. No, gli tagliano i peli di nuovo, no. Perfetto, vediamo com'è finito questo lavoretto. Povero Huggy Wuggy. No. Attenzione, abbiamo qua un video abbastanza particolare. Vediamo che c'è Huggy Wuggy che spia la bambola di Squid Game che dorme. Ma perché c'è anche chi si è messo sotto il letto? Che cosa sta succedendo? Oddio. Ma quella Huggy Wuggy che corre lì dietro? Ragazzi, che cosa sta succedendo? Huggy Wuggy! No, cosa stai facendo? Non mi sembra il caso! Sta dormendo! Potrebbe essere mal interpretato! Gli ha rubato la testa? No! Oddio! Ma che cos'è? Ma è Huggy Wuggy con la testa della bambola di Squid Game? Che cosa brutta! Ma cosa hai in testa, ragazzi? Delle corna da cervo? E perché c'è Kissy Missy con degli occhiali da sole dentro casa di notte? Perché sta correndo? Cosa sono sti suoni? Ragazzi, sono veramente confuso. E con questo io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo visto delle animazioni veramente molto strane, decisamente strane. Ci vediamo in un prossimo video e ciao ragazzi, bye!